Amici, un saluto da Maurizio Cavalli e Salvatore Mannone. Benvenuti al Mannone Club di Cusago in provincia di Milano per la terza prova dei Principi del Biliardo, circuito professionistico d'élite riservato alle migliori 8 stecche espresse delle ultime 2 stagioni. La prima prova ha visto il successo di Aniello, che ha battuto in un'emozionante finale per 4-3 il professore di Nola, Fioravante Vecchione. Autentica rivelazione del circuito. La seconda prova è stata appannaggio del campione del mondo in carica, il 28enne fiorentino Matteo Gualemi, che ha battuto in finale quarta. Ma adesso siamo alla terza prova, Michelangelo Aniello contro Giovanni Muro. Quarti di finale, si comincia così. Ecco l'Aniello, 40enne di Mola di Bari, campione del mondo nel 2006. 2 volte campione europeo nel 2013 e nel 2015, 2 volte campione italiano dei professionisti. Giovanni Muro è il suo avversario, napoletano, classe 1962, quindi 54 anni, giocatore che ha vinto 2 prove valide per la classifica dei professionisti. Muro vince da chitto, biglia bianca, Aniello, biglia gialla. Ecco il trofeo che andrà a premiare il vincitore della pool finale, perché i tornei sono 3, siamo a 8 giocatori, c'è una classifica che stabilisce gli accoppiamenti per i quarti di finale, quindi dall'impostazione al tabellone, dopo 3 prove ci sarà la pool finale, master finale, chiamatelo come volete, per determinare il vincitore di questa prima edizione dei Principi del Biliardo. Classico tiro di partenza, ha tirato lo schiaffetto, e però purtroppo è entrato poco. Vediamo Aniello cosa andrà a giocare. Ci ha tirato, che dire. Aniello 11. Rimane sorpreso anche lui alla fine, probabilmente non si aspettava un esito così pieno sulla Castello, 11 punti. Normalmente è un tiro di apertura dovuto al fatto che si cerca subito di portare via il pallino per evitare che possibilmente durante l'incontro possa dare noia quando si gioca il filotto. E a proposito di filotto, guarda che filotto ha giocato il napoletano Muro. Muro 10. A stecca alta, ha preso bene di prima intenzione il filotto, è rientrata la palla, però credo che qualcosa potrebbe arrivare in replica. Avvio pimpante, birilli che cadono facilmente. La grafica ad indicarci il percorso soprattutto della palla battente. Come abbiamo detto in altre occasioni, Maurizio, questo è un tiro di Aniello, raddrizzo 10. Che è al limite del rimpallo. Effettivamente c'è sempre un incrocio sulla seconda passata che, se non si porta bene la steccata, l'effetto o la quantità, si corre il rischio di prendere il rimpallo. Quindi altra realizzazione piena per Aniello, 21-10, 3 steccate, niente male come ritmo di realizzazione, e c'è un altro filotto e c'è anche un'ottima distribuzione delle forze. Ecco, questo è un filotto 1, fatto 8. Con tutti i crismi. Steccata dolce, ha cercato di contenere la corsa della propria biglia, guardate dove la porta sotto sponda. Gran bel trattamento di palla da parte di Giovanni Muro, che non ha avuto molta fortuna, diciamo, nelle prime 2 prove, è stato battuto subito all'esordio nei quarti di finale. E adesso Aniello concede gioco.
cercato una smezzata nella mezzeria centrale del traversino, è rimasto leggermente corto, secondo me l'ha presa leggermente grossa. Sì, credo che sia quello il motivo. In realtà, giocando ai 5 birilli c'è sempre un grosso rischio quando si va a cercare di dividere le biglie sul traverso. Meglio sempre velocizzare una rispetto all'altra. E queste sono le conseguenze. Arriva una punizione esemplare. La grafica che anticipa la possibile scelta di tiro. Aniello 3. Una gran bella giocata questa. Fantastica, questa è una giocata fantastica, amici. Chiusura strettissima del gioco. È difficile venirne fuori obiettivamente. Forse di massè, perché altrimenti bisogna fare un percorso piuttosto laborioso per arrivare a prendere palla. E di solito questi colpi si sbagliano sempre sull'interno. E Muro, per non sbagliarlo sull'interno, lo sbaglia sull'esterno. Un tiro complicatissimo per eventuale presa di palla. Chito. Meno male che è rimasto leggermente corto, se ne poteva... Meno male. Sì, è difficile, in una situazione del genere, è difficile dare la forza per andare a bere. Ed è facile dare un'angolazione per restare stretti. Invece lui è andato sul largo e adesso sul 26 a 28 va in battuta Aniello, che si tiene, diciamo, sul lato rovescio del tiro per andare a fare gioco sul pallino. Per una realizzazione piena o per un'eventuale mezza Aniello, difesa 10. Di posizione. Rivediamo. Realizza 10 punti e non lascia gioco limpido all'avversario, che probabilmente tirerà un pallino da 4 e una difesa con la gialla che va di due sponde dietro il castello. Potrebbe essere un'idea. Ecco, è quello che cerca di fare. È entrato troppo, Maurizio. Ci ha provato, però, fagli male. È entrato un po' troppo, ma quella era l'idea. Vediamo Aniello se cercherà un angolo di prima di misura o di eventuale angolo di seconda con eventuale steola. Tira le 4 sponde. Tira le 4 sponde perché poteva equilibrare bene la corsa delle due biglie. Aniello 4. Diciamo che ha scarseggiato un po' e allora la sua palla ha fatto più strada del dovuto, almeno rispetto a quello che lui aveva previsto. E lascia il traversino. Comunque era una buona proporzione, come dicono i giocatori. Poteva starci quel disegno. Non perfetta l'esecuzione. E qui Muro 4 punti, porta a casa quello che di facile c'era da portare a casa, il pallino, però perde punti sul castello e non se li ritroverà di sicuro nel finale di partita. Aniello, pallino da 4. Aniello 4 e difesa. Ecco, questo è un tiro che si poteva scegliere sia sul pallino da 3 che sul pallino da 4. Sicuramente lui ha scelto bene, ha contenuto bene la forza e la distribuzione. Può fare differenza a questo punteggio nella scelta il fatto di realizzare un pallino da 4 piuttosto che da 3? Ma io dico sempre che quando stai lontano dal pallino da 4 è sempre meglio. E lui però, come ho detto prima, ha contenuto bene la distribuzione delle due biglie. Muro 3. Guardate Muro comunque che ha avuto una risposta fantastica. Sì, ha sfiorato il castello.
giocando questa americana. E lascia poco. Effettivamente Michelangelo Agnello è lì che riflette un attimino su cosa poter giocare nella maniera migliore. Intanto il 4, su quello non si discute. In qualsiasi modo il 4 l'avrebbe portato a casa. E guarda anche l'idea, questo sviluppo progressivo della biglia avversaria verso il castello. Poteva anche arrivare sul rosso. Muro 4. Muro 4. Il punteggio resta in equilibrio. Comunque sono partiti bene. Sono partiti bene colpo su colpo. Stanno cercando di amministrare bene questo primo set. Con molto gioco sul pallino, da quello che si può vedere. Adesso un pallino da 3. Ma anche se non fa il pallino da 3, questa è una bella distribuzione con la gialla che arriva in prossimità della sponda lunga, quello che si deve fare. Questa è una classica parificazione. Ricordiamoci sempre che nelle parificazioni, se fatte bene, si lascia poco. Se fatte un po' male, si può lasciare eventuale attacco e difesa. Certamente ci sarà un tentativo di fare un pallino da 4. La colpisce troppo sottile la biglia avversaria, però trova ancora quella che può essere un'accettabile distribuzione delle forze. Ha cercato troppo la parte della ragione, troppo, però l'ha distribuita bene. Non sono mai facili quei traversini quando la palla avversaria a quell'altezza sulla lunga stacca abbastanza. È un traversino meglio quando è attaccata a sponda, perché è una distribuzione automatica delle forze. Arriva, questa arriva, pallino da 4, mamma quanto gioco sul pallino, dall'inizio, da quando Agnello ha fatto quella raddrizzata sul pallino, ha realizzato 11 punti con un po' di fortuna, i due sono rimasti veramente sempre sul pallino, e il trend non cambia, adesso è Muro che gioca a questo accosto. Muro 3. Sperando di trovarlo bene il pallino. Ma non è che solo trovarlo bene comunque, Maurizio, il fatto sta che se quando rimani vicino al pallino puoi pagare subito successivamente gioco o eventuale steola o allungamento del gioco dalla parte opposta. Cerca di sfruttare il pallino per creare disagio all'avversario. Ecco, esattamente questa è la manovra. Grafica perfetta questa volta. Ma Muro un ottimo spondista. Certo, 52-46 e deve andare a prendere palla, a dividere, non sai mai quello che ti può succedere. Però ti potrebbe succedere di prendere anche un pallino da 4. Oppure di prenderla così e di dividere quasi al meglio, forse al meglio proprio. L'ha allungata benissimo, è entrato bene sulla seconda sponda, poteva fare eventuali birilli, ma quello che diciamo noi sempre, si va a spaccare il gioco per cercare di creare una difficoltà successivamente all'avversario. La vedeva amici, la vedeva. Quanti sono questi qui? 14 punti. Che giocata! Agnello 14. La vedeva. Fenomenale esecuzione di Agnello comunque. La vedeva però. La giocata alla grande. 14 punti di chiusura. Quindi rivediamo questa fantastica giocata di Michelangelo Agnello, leader della classifica dei principi del biliardo. Si può capire anche perché. Un set che è andato via velocemente in poco più di 12 minuti, punteggio 66-46 per il giocatore di Mola di Bari. Michelangelo Agnello che ha giocato
con il 75% nei tiri diretti, insomma, non che abbia coperto molto l'avversario. Secondo me quella che ha fatto un po' la differenza è quella filosofia che ha cercato di contenere sempre vicino al pallino, e purtroppo poi uno dei due doveva successivamente subire il gioco dell'avversario. Peccato, perché Moro sembrava avesse difeso sull'ultima giocata al volo, invece l'ha vista e l'ha fulminata. Siamo stati ingannati anche noi, effettivamente si presumeva che ci fosse la garuffa, invece aveva ancora un tiro diretto. E l'ha sfruttato alla grande, alla grande. Peccato essere rimasti sotto tiro così, perché lui ha forzato al limite l'entrata, è quello che bisogna fare. Talmente al limite che può essere conveniente andarla a prendere direttamente la palla avversaria, farla correre parallelamente alla corta e centralizzare le biglie. Invece così si lascia sotto tiro. Aniello realizza, ecco, questo è l'importante, soprattutto quando c'è il pallino in acchito, non sai mai quello che può succedere, e lui ha tirato a realizzare con decisione. Questa è una steccata di forzatura dovuta al fatto che lui sapeva che poteva fare il rimpallo, però purtroppo c'era il pallino e non poteva creare altre diagonali di uscita su Virilli. Sì, se avesse realizzato anche il pallino non avrebbe certamente rimpallato. Cioè, questa può essere la filosofia del tiro. Adesso la filosofia è di cercare di replicare subito per Muro. Bella la forza, ottima giocata complessivamente, anche se non ha realizzato punti. Questa è una giocata fantastica, ha cercato di contenere bene la corsa della propria biglia, perché se avesse fatto i birilli sulle eventuali tre sponde dirette poteva subire il traversino diretto. Discreta difesa. Va di tre sponde. Rischia di restare sotto traversino, questo è un po' grave, perché qui Aniello gli piazza minimo 10 punti. Questo è un traversino difficile da contenere comunque in attacco e difesa. Sì, ma stai sicuro che va al bersaglio grosso? Guarda, 2,5 a morire sul rosso, o a realizzare comunque il filotto. Strano che non sia però venuto questo tiro. Come avevamo detto prima, era difficile da quadrare in attacco e difesa. Lui ha dovuto cercare di trovare una forza diversa dalla solita steccata di 2 passate e un quarto, e di conseguenza adesso può subire il gioco diretto. Ci prova con questa radizzata di terza passata sul castello per arrivare al pallino. Giocata elegantissima questa di Muro, sfortuna non trovare il pallino alla fine. Muro 8. 8 punti, ma di qualità. E vediamo. L'apre su una porzione relativamente grossa di palla avversaria per trasmettere meglio l'effetto. Si è tenuto un po' dalla parte della ragione, ma in genere questi strisci piazzati in angolo con l'avversaria producono punti. Ma sono i primi tiri, e di conseguenza uno, come continuiamo a ribadire, cerca sempre la parte della ragione. Sì, la parte della ragione su quello striscio era di tenersi leggermente sull'interno. Aniello, grande specialista delle giocate di giro, questa volta cicca un po' la conclusione. Giocata un po' molle, mi è sembrato.
un po' molle, poi di conseguenza, come hai detto tu, si è aperto un po' troppo sulla diagonale di uscita della terza sponda. Ma quando giochi un mezzo colpo un po' troppo molle, con l'effetto la palla ti scarta in maniera diversa, quindi puoi farlo sul largo il tiro, mentre Muro questa se la gioca in maniera splendida. 4 punti, fantastica. Muro 4. Uno schiaffo di taglio contro, giocata tipica del biliardo nuovo. Biliardo nuovo dove c'è un certo scivolamento sulla sponda, e quindi il fatto di giocare col taglio contro a chiudere virtualmente l'angolo di uscita permette ancora di arrivare bene a bersaglio. Continua a smentire la grafica. Daniello 3. Perché certe volte siamo ingannati un po' dalla diagonale del biliardo e di conseguenza qualche volta facciamo fatica a capire se un tiro c'è oppure c'è, ci può essere una diagonale diversa di uscite. Lo gioca in chiave difensiva questo colpo. Hai detto bene, Maurizio. Questa è proprio una giocata cercata proprio in maniera per poter difendere meglio nella diagonale della mezzeria del traversino. Senza fare i birilli, proprio sullo stretto. Agnello qualcosa vedeva, ha equilibrato bene il gioco, però giocata di giro che non gli ha portato punti. E questo è un traversino difficile. Traversino difficile per realizzare un centro a centro che non risulta poi come nelle aspettative del giocatore campano, che è andato un po' troppo sul grosso della palla avversaria. Agnello sfaccio, ottima la conduzione, 2 punti soltanto, Agnello però 2. Ben giocato. L'aveva cercata di 2 Muro e invece aveva impostato un po' male la diagonale e l'ha presa di 1. Il pallino è sul giro e dunque questa soluzione a parificare può essere una cosa interessante. Tutto sommato riuscita anche in qualche modo. Vede un po' di palla, qualcosa può ricavare. Vediamo che cosa può ricavare in funzione della quantità di palla disponibile. Qui, ai, incidente di percorso per Muro, che è andato su una porzione troppo grossa di palla avversaria. Questo è un tiro solo a difendere, chiaramente. Ma non si è capito bene, non si è capito bene se ha giocato un 2 sponde appunto sul largo per incrociare angolo e angolo o eventualmente passare sullo stretto per eventuale pallino da 4. No, ha giocato così per un angolo a angolo, non sull'interno. Direi di no proprio. Sarebbe stato troppo a rischio quello. Lui se l'ha giocata a mio avviso, dico, potrei anche sbagliarmi. No, ma hai ragione tu, Maurizio, perché normalmente quella è una giocata che si gioca per incrociare angolo e angolo, assolutamente. Sì, una difesa senza prendere grandi rischi, portare verso l'angolo l'avversaria e la propria diagonalizzarla, se non proprio portarla in angolo. Distribuzione della forza fantastica. Adesso Agnello cercherà di spaccare il gioco di 2 al volo. Intanto realizzare un pallino già estremamente positivo, poi però subisce gioco. E qui
Muro può fare male. 12 a 24, quindi può avvicinarsi sensibilmente all'avversario. Ma l'ha un po' pestato questo tiro. Hai detto bene, Maurizio. Non è riuscito a trasmettere bene l'effetto, è riuscito a contenere la corsa della biglia bianca che doveva andare parallela alla sponda corta. L'ha steccata male. Pesante. Effettivamente abbiamo sentito anche un rumorino anche nell'impatto della biglia sulla sponda. Sì, perché le biglie saltano. Hai detto bene. Quando l'impatto non è pulito, le biglie saltano. Qui Aniello, il giro questa volta, non se lo lascia scappare. Aniello 6. Un giro a chiudere, sia di porzione sia di effetto. Ha lavorato bene e anche di colpo secco. Ma ha fatto parecchie cose su questo giro. Muro vuole assicurarsi qualcosa. La cosa più sicura era il pallino. Però 13 punti per Aniello, che a metà partita. Partite che si chiudono, come ben sapete, a quota 60. Incontro al meglio delle 5 partite. Classica bricolla, stare dalla parte della ragione e la forza. Questo è un termine che mi sentirete spesso dire, la forza fa la differenza quasi sempre su tutti i tiri. E in particolare su questi tiri di angolo a 45 gradi, di bricolla, che sono giocati con molto effetto. E la forza diventa fondamentale. Striscio passante, a lasciarsi dietro il pallino, soprattutto questa è l'idea. Fantastica, Aniello, amici. Sei. Ha cercato uno striscio passante con eventuale steola di pallino. A parificare comunque le biglie sulla lunga. E si è dato buone possibilità di difendere con il pallino. Bravo Aniello, bella giocata, 36 a 17. Adesso muro di 2 a mo' di 3. Per cercare un pallino da 4, a sua volta poteva arrivarci al pallino da 4. Adesso il pallino è sul giro. Però qui Aniello potrebbe ricavare uno spettacolare traversino di colpo. E anch'io sono convinto che su questa diagonale qua, dovuto al fatto che il punteggio gli consente un po' di andare in fase di attacco, dovrebbe giocare un traversino più passato. Invece va a prendere il pallino da 4, da buon carambolista, però se lo poteva giocare decisamente meglio questo pallino. Ha giocato bene la difesa. E adesso il pallino, tutto sommato, gli dà ragione, visto che Muro non può giocare l'angolo a 45 gradi, la bricolla, e deve andare al volo per un pallino da 4 e per uno sviluppo che potrebbe dargli qualche soddisfazione, anche se non è proprio una presa di palla da libro di testo. Ecco, 5 sponde, previsione che mi sento di condividere, però l'esecuzione lascia alquanto a desiderare. E oltretutto rischia di restare anche sotto tiro di traversino e pallino, con Aniello che sta volando in questo momento e che è facile che porti a casa entrambi gli obiettivi. Muro accusa in questo momento, sperava qualcosa di più dalla prima partita e adesso Muro 8. è Muro a giocarsi il traversino. Fenomenale, è mancata appena un po' di precisione sul pallino, però ha distribuito benissimo.
Abbiamo visto precedenti tra Agnello e Muro, 3-2 per Agnello, quindi vantaggio minimo. Evidentemente nel confronto degli stili, Muro, che pure ha vinto meno in carriera di Agnello, sicuramente ha quel tipo di gioco che potrebbe creare qualche problema a un fromboliere come il giocatore di Mola di Bari. Muro è più attento alla difesa. Non che non lo sia neanche Agnello, a dire la verità, però Agnello è più fromboliere, più realizzatore. La ruffa di sensibilità questa, a non esagerare con la forza. Ha centralizzato molto bene le biglie, adesso Muro deve replicare allo stesso modo, o con un effetto più incisivo. O eventuale garuffa, che è difficile, oppure una al volo. Va di una al volo. Dall'effetto si capisce che va di una al volo e guarda, capolavoro assoluto, un po' di fortuna per carità da parte di Muro, però ha interpretato bene la posizione. Invece che andare a cercare una garuffa molto molto difficile, ha visto questa possibilità di giocarsi un pallino, di muovere bene le biglie. Comunque 36-41, Muro passa avanti con questa spettacolare conclusione di una al volo. Agnello subito lo castiga, ha visto un po' di palla. Agnello, 8. E adesso un po' di palla la vede anche Muro, che potrebbe lui pure andare a giocare una bella raddrizzata con pallino da 4. Ritmo sostenuto davvero. Ecco, raddrizzata chiave della seconda partita. Apre con l'effetto, va a pallino da 4. Risale la gialla, non è finita la storia di questo colpo perché bisogna anche curare la difesa. E ha curato magistralmente anche la difesa. Gran giocata. Fenomenale, amici, fenomenale. Guardate la forza della biglia avversaria a risalire dietro ai birilli. Quindi ha recuperato quella disavventura, quella bevuta all'inizio della seconda partita, Giovanni Muro. E adesso è lui a condurre, seppur di poco, nel finale di questa seconda partita. Agnello sul largo, giro. La parte della ragione. E la forza della ragione. E la forza. La forza, hai detto bene. Soddisfatto Agnello, sa di aver giocato al meglio questo colpo. Più preoccupato l'avversario in questo momento che al tavolo. 2 al volo per un possibile pallino da 4. Niente, lascia palla Agnello, che adesso con biglie in mano Agnello, due. Potrebbe anche chiudere partita, perché va a 46 con 14, chiude. Peccato Muro non essere riuscito a prendere questa palla, che devo dare anche qualche sviluppo sul pallino da 4. Poi non si sa mai al volo. Guarda, lo gioca proprio a chiudere questo colpo, perché sarebbe utile invece giocare dall'altra parte lo spaccio per morire sul pallino. Invece questo gli va addosso di brutto al pallino e non gli interessa tanto. Ecco, controlla la forza. Tavolo che sviluppa molto. Agnello, 12. Meritava la chiusura qui Agnello, proprio sul pieno del pallino, in modo da non lasciare dubbi sulla qualità dell'esecuzione. Tavolo che trasporta e rientra abbastanza, quindi non è una sorpresa che la palla sia uscita dalla linea centrale del tavolo. 47 Muro, adesso è Muro che può chiudere, può fare lui 14, ma non è facile realizzare 10 sul castello, il pallino è lì.
Vediamo cosa succede. Ci prova a rientrare. Ma alla fine è meglio così. Se risale, questo un pochino. Se risale, ma non so se abbia chiuso. Non ha chiuso. Non ha chiuso il gioco. Aniello sicuramente può andare alla raddrizzata. Questa è una palla con la quale se eviti il rimpallo, due punti li porti a casa comunque. Colpo di scena. Colpo di scena. Va a bere addirittura. Mamma, cos'è successo? Aniello poteva fare il pallino da tre, non aveva problemi. Poteva fare il 2 interno tranquillamente, l'ha aperta troppo, ecco, questo è il problema. E di conseguenza non è riuscita a contenere la corsa della propria biglia, per quello è stato un errore, sembra esagerato, dovuto al fatto che ha preso una quantità... A 5 della chiusura, Muro prende questa partita! Fantastica, amici, fantastica! Gran giocata di Muro, guarda che distribuzione Muro, delle forze, 10, perfetto, 10, Giovanni 10, Muro 10, ha pensato 10, anche alla difesa. E tutto sommato direi che questo è il punteggio giusto per quello che abbiamo visto fin qui. I due si sono equivalsi. Muro aveva fatto una bevuta all'inizio della seconda partita, ma l'ha fatta anche Aniello, per cui direi punteggio sacrosanto. Uno pari fino a questo momento. Secondo set che è andato via in 21 minuti. C'è stata una maggiore qualità difensiva, maggiore equilibrio. Muro batte poco di prima e se la cava bene di sponda, però 38% soltanto nei tiri diretti, 62 di sponda, ed è riuscito a vincere la partita. Complimenti. Ha cercato di allungare il gioco, probabilmente per togliere il 2 a mo' di 3 all'avversario, che è un classico tiro di replica alla Keaton. Questa è una gran giocata. Questa è una gran giocata. Fantastica, fantastica. Di leggero effetto contro. Splendida distribuzione delle forze. C'è una bella qualità adesso. Adesso Muro è costretto a forzare il gioco. Ha preso una quantità stranissima tra lo sponda palla e la biglia presa di prima. Gli dà una mano il pallino. Leggermente fortunato, però ci sta. Quando si vanno sui tiri di forzatura, io continuo a ripetere, certe volte può andare bene, certe volte può andare male. Diciamo di buono in questa giocata di parabola c'era soprattutto la forza. Contenuta. Aniello concede. Pallino da 4 intanto. Sviluppa moltissimo sul filotto. 12 punti, meglio di così. Muro 12. È una gran giocata questa. Questa è una giocata fantastica. Fantastica dovuto al fatto che ha cercato di portare la biglia avversaria sotto sponda e ha cercato di contenere anche la propria biglia in funzione di, se lasciava un tiro diretto, di lasciarlo un po' scomodo. E Aniello va a cercare adesso lui il pallino da 3 e la distribuzione delle forze discreta. Non specialissima, poteva anche chiudere in difesa dietro il pallino, in questo modo lascia replica all'avversario. Però ci sta un errore del genere, dovuto al fatto che uno, quando cerca questo tipo di distribuzione, la cosa più importante fa assicurarsi la parificazione. Però guardate cosa fa Muro, guardate cosa fa Muro, amici. Molto attento alle forze Giovanni Muro. Sì. Bella giocata anche questa. 18-0 Muro. Si vede dall'espressione che è soddisfatto anche Giovanni comunque.
Sì, che non ha avuto molta fortuna in questi tornei fino a questo momento. Ha avuto anche dei sorteggi sempre duri. A questi livelli comunque, Maurizio, è tutto duro. Bisogna sempre giocare bene, giocare al massimo. Che giocata anche questa. Bravo muro, traversino di effetto contro. Distribuzione perfetta, super difesa, massima realizzazione per quello che era possibile. Sta giocando alla grande Giovanni Muro, 26-0. Da sottosponda deve ricavare questo angolo a 45 gradi, questa bricolla di tocco. Rischia di restare corto e rimane corto. Qui ci sta una realizzazione piena da 10. Mai sottovalutare un tiro come questo, perché il giocatore è sotto pressione, perché la deve prendere piena, deve lavorare bene questa palla. Però occasione d'oro per Muro di portare a casa un bel pieno. Troppo effetto, troppo effetto. Avendo giocato sul pieno integrale della palla avversaria, quel po' di effetto si è trasmesso completamente sulla biglia avversaria. La steccata era buona. Il biliardo sembra molto sensibile all'effetto. Ed è andato lungo, questo è già più grave. E subisce 12. E il pallino ci si mette di mezzo a bloccare il gioco. E niente, poi c'è la scomodità di giocare in allungo. Porterà a casa un pallino da 3, ma un pallino da 3 che vale poco. Stecca lunga. È da vedere se può subire anche eventuale stella comunque. Sì, per carità, però non devo giocare con lo steccone. È un pallino che blocca il gioco più che altro questo. Sì, l'ha fatto risalire 3. Bene. Buona giocata. L'ha giocata in maniera fantastica. A posto di cercarla alla biglia avversaria sullo scarso per eventuale parificazione ed eventuale steo, l'ha cercata su grosso per far risalire leggermente il pallino. Adesso va di 2. Agnello, invece va di 1. Va di 1. E lascia palla però. Muro. Sono stato smentito ancora. Sì, ma comunque questa ci poteva stare. La grafica sì, era buona. Più facile arrivarci di 2. Hai anche un bersaglio maggiore con quell'angolo sulla palla. Puoi fare un pallino da 3 e scappare via con la tua. Tante cose. Però secondo me questo è l'errore dovuto al fatto che l'umore in questo momento qua lui non ce l'ha buono, dovuto al fatto che ha subito un'eventuale stella su un angolo fatto benissimo. Ha fatto come Agnello, è andato addosso con decisione al pallino, ha il vantaggio, quindi muro, tutto sommato sicura di marcare e di non prendere grossi rischi, tra passate piuttosto molli, contenute. Sta sfruttando bene tutte le possibilità che gli sta lasciando Agnello. Lo schiaffo, Agnello spera nel pallino che gli dia una mano, poteva essere micidiale questa giocata. Poteva essere una giocata micidiale di pallino e castello con la gialla in grande difesa. 49-12 partita. Quasi compromessa. Non riusciamo a vedere se la vede bene. Per eventuale passaggio o eventuale parificazione. Quel tanto che basta.
Ma l'ha preso un po' troppo scarsa, Maurizio. Sì, sì, c'è il traversino qui, però sai, uno di se lo deve guadagnare. E se lo devi guadagnare. E te lo devi giocare anche di misura, possibilmente. Vediamo. Certo che se fai un capolavoro. Capolavoro, amici, capolavoro. Guardate Una grande, che grande giocata questa, davvero. Splendido colpo. Aniello ha fatto quello che c'era da fare al meglio. A giri contati sul castello. Non una grande difesa, però, alla fine. Ricordiamoci sempre che nel gioco moderno qualcosa si può lasciare sempre disponere. L'avversario però se la deve andare a guadagnare, se la deve andare a prendere. È un bel bersaglio la palla però in quella zona del campo. La presa di biglia è stata ancora buona. Aniello, altra ottima difesa. Sta cercando di reagire Aniello, il che non è facile in questo momento qua, dovuto al fatto che stanno 49 a 16. Vede palla direttamente, non si capisce. No, una gioca di striscio senza effetto e centralizza in maniera ottimale le biglie. La forza è la parte della ragione, amici. Garuffa piena, taglia molto, gli va via, non ha tagliato abbastanza. Muro 2. Con quell'angolo devi incidere bene l'effetto. Queste sono garuffe impegnative, io continuo a ripeterlo, garuffe impegnative, dovuto al fatto che devi scavare bene sull'effetto e fargli sentire bene l'effetto. D'altro canto il punteggio fa sì che Aniello se la sia giocata, ha provato, se veniva il capolavoro, ma partita compromessa ormai, 51 muro, potrebbe chiudere qui la storia di questa partita. Invece trova un bel rimpallo, un bel rimpallo. Gli va anche di lusso, che rimane tutto sommato in posizione di difesa, però l'ha sentita questa. Ha chiesto scusa comunque a Michelangelo. Beh, questa l'ha giocata. L'ha giocata, ci ha provato, insomma, sa che la situazione è praticamente compromessa. Ha giocato il rimpallo per fare il traversino di rimpallo. Hai detto bene, Maurizio. Firavelli sta provando tutte. Ha visto poi che Muro sta un po' sentendo questa chiusura. Ancora rimpallo. Ancora rimpallo e questa volta si lascia sotto tiro. Gli è andata bene di lusso a prendere quel pallino da 4. Adesso 55 è un'altra storia, ma 51 c'è da tremare. Se commetti due errori come questi, con palla in mano non chiudi, rimpalli, sul traversino rimpalli, resta corto. Resta corto, fa 10 sì, ma doveva superare la mouche della Birillo, doveva difendere, invece lascia un pallino da 4. Pallino da 4 ed eventuale parificazione. Pallino da 4. Muro 4. Non si è curato più di tanto del resto. Ma l'ha messa bene la sua, Maurizio. Quella lì è la classica faccia a buca, come noi consideriamo sempre a livello biliardistico. Quando la biglia avversaria
va a cozzare direttamente nella diagonale dell'angolo, viene considerata faccia buca, dovuto al fatto che è una diagonale che è difficile da poter creare un tiro di attacco e difesa. Muro. No. È un incubo questa chiusura per Giovanni Muro, perché poteva tirarla come voleva. Ma il vantaggio comunque è considerevole. La partita la porterà a casa comunque. Però. Daniello 9. 9. Beh, meno male che non finisce a sponda la bianca. Ci sarebbe da tremare in un finale di partita così. E questa è una palla comoda ancora. No, no. Si vede che sta giocando talmente con poca concentrazione, dovuto al fatto che sa che manca solo un birillo, manca solo un punto, e di conseguenza si gioca un po' disattenti. E con tanta tensione addosso, però. Agnello. Ma biliardo che ha chiuso parecchio. E adesso ci siamo. Questa volta ci siamo. Laboriosa questa seconda partita, ma qui dovrebbe arrivare, no, la conclusione. Stregato questo finale di partita per Muro. Questo è un rimpallo pieno questo poi. 59-35. Agnello. Agnello 2. Fortuna di Muro comunque che Michelangelo non riesce a prendere i birilli tutti sul pieno e di conseguenza danno ancora un po' di più di morale a Giovanni Muro. Forse non ha difeso. Guardate l'espressione di Muro, un pochettino teso, dovuto al fatto che sa che ha già fatto 4-5 errori, un po' tutti troppo in maniera esagerata. Ma dopo aver giocato una bellissima partita, peraltro. Sì. E con un avversario che non faceva paura, nel senso che era troppo indietro nel punteggio. Ma qui vengono fuori le proprie paure, non le paure dell'avversario, qui vengono fuori proprio le paure proprie. Grande Muro, chiuso con un capolavoro. Muro 10. Riscatta le incertezze accusate in questa seconda parte di una terza partita giocata peraltro bene, almeno fino a un certo punto. Bella chiusura. Muro 2-1 per il giocatore partenopeo. Un set che è finito in 16 minuti. 69-37 il punteggio, match che va avanti da 51 minuti abbondanti. Statistiche del terzo set, sarebbe più interessante avere statistiche complessive a questo punto. Comunque 56% nei tiri diretti, scusate, ma la schermata è andata via troppo velocemente per poterla commentare e valutare. Adesso comunque, amici, aspettiamoci la reazione del campione, perché questi sono veramente dei campioni. Ma abbiamo visto anche gioco da campioni. Però qualche incertezza c'è stata. Adesso anche un po' di fortuna in questa presa di palla da parte di Muro.
Posizione scomoda per Agnello, vediamo se cercherà una passata o ha più passate un eventuale raddrizzo. E non è facile tenere le biglie sulla fascia centrale. Tavolo che sente molto l'effetto. Muro a scambiare. Muro 2. Ma il tavolo rientra un po' troppo. Questa è l'impressione, non mi sembrava una cattiva giocata. L'ha aperta con l'effetto ad aprire, non solo una questione di quantità, un po' di effetto ad aprire gliel'ha dato. Ma secondo me la velocità che ha fatto un po' la differenza su questo tiro qua. Se abbiamo visto bene adesso nella diagonale che ha giocato Michelangelo, era un tre passate e mezzo abbondante, di conseguenza la biglia tende un po' di più a rientrare. 10. Ma attenzione, si vede che nelle tre passate morbide i giocatori fanno le migliori quadrature. La garuffa fenomenale. Giovanni Muro, capolavoro assoluto. Fantastica, fantastica, Muro, amici. Guardate anche Michelangelo Agnello che ha battuto sulla sponda a applaudire ancora il tiro che ha fatto l'avversario. Capolavoro assoluto di Giovanni Muro, che le cose migliori le sta facendo vedere di sponda. Complimenti al nostro grafico di fiducia, questa era perfetta. Ogni tanto ci azzecco. Anche perché quella era la diagonale che era difficile poter fare un'eventuale candela sui birilli. E poi era una diagonale che era più facile sfruttare la posizione del pallino. Il pallino aiutava in questo momento. Muro, con fiducia, visto che il gioco di sponda gli quadra bene. Ci riprova. Pallino da 4, visto questa Muro, possibilità 4. Di realizzare un bel pallino da 4. Ottima la forza, difficile far meglio di così. Effettivamente Michelangelo, un rifletto un attimino, perché è una diagonale che quello che si va a cercare di tirare è una diagonale difficile da sviluppare eventuale attacco e difesa. Ben giocato. Tiro difficile questo. Tiro difficile. Agnello 2. Porzione sempre ostica da lavorare. A tutto biliardo, la propria biglia sotto sponda, diventa tutto complicato in alcuni momenti. Sta cercando di trovare un po' di concentrazione dovuta al fatto che sa che è una partita determinante questa per poter rientrare in eventuale bella. Non riesce questa difesa giocata sull'esterno del castello di palla grossa. Agnello alla raddrizzata. Agnello 2. Un po' svolazzante Agnello in questa giocata. E adesso vediamo come parte il braccio. Secondo me non era quella l'intenzione. Secondo me era un'intenzione di svilupparla di seconda su palla piena e la sua farla quadrare nella mezzeria opposta. La inchioda, Agnello, la gioca morbida.
su un biliardo che rientra parecchio e si dà Agnello, modo in questa maniera di poter realizzare anche uno strike. Nonostante questo, la palla è rientrata non poco. Ma le cose migliori, comunque, ribadisco, le abbiamo viste sempre nelle giocate a tre passate controllate, morbide. Veramente sono le condizioni particolari, forse anche del biliardo in questa giornata, tante cose che si sommano. Il biliardo, come anche noi giocatori, purtroppo non siamo mai nelle stesse condizioni tutti i giorni o in tutti i momenti. E il biliardo cambia in continuazione, lo sappiamo. Nell'arco di poche ore può cambiare 2 o 3 volte. Questa è una sponda palla ben controllata. Partita potenzialmente decisiva, ricordiamo, per Muro, che potrebbe chiudere sul 3-1, sarebbe un risultato abbastanza sorprendente. Anche se i precedenti 3-2 soltanto per il giocatore più accreditato dei due, Michelangelo Agnello, fanno capire che in genere non è una partita facile per lui questa con il giocatore partenopeo. Uno dei tiri preferiti di Michelangelo Agnello. Ai miei tempi lo chiamavamo il giro alla Cifalà, questo. Ad arrivare a sponda con la biglia bianca e lasciare una diagonale ostica all'avversario, che non sa bene quello che deve fare. Ecco, questa non è uno striscio, non è un giro, non è... Adesso diventa una raddrizzata in genere, però... vedi. Hai detto bene, Maurizio, nel gioco moderno comunque... è una raddrizzata. Una parificazione con i ragazzi terribili e diventa improponibile, dovuto al fatto che loro hanno una fase di attacco, specialmente sulla quantità scarsa della biglia avversaria, che fanno sempre punti. Anche quel ragazzo del 62 che si chiama Crocefisso, mi pare, e abbia una bella vocazione per questo tipo di giocate. Anzi, è stato lui probabilmente il giocatore che ha lanciato più il gioco moderno, con raddrizzate da ogni posizione. Hai detto bene. È riuscito a vincere addirittura la gara più classica di Goriziana, San Vincent, giocando con un sistema più da tutti doppi che da semplice doppi. Mi ricordo bene quella finale, Maurizio, mi ricordo bene, hai detto bene. Sì, perché c'era anche un certo Muro a proposito, se te la ricordi. Sì, sì. Però io mi ricordo che poi l'incontro è stato vinto sui tiri diretti. Muro è mancato un po' sul gioco frontale, cosa che Maggio invece ha sfruttato bene tutti i tiri frontali. E tutte raddrizzate. E tutte raddrizzate. Con il pallino sempre a rischio di essere colpito di traverso dalla palla battente. Le tirava lo stesso. Quella è stata una finale fantastica, poi finita veramente all'ultimo tiro in maniera drammatica con una bevuta di Maggio, che poi alla fine Giovanni Mura ha dovuto ribattere un tiro dietro i birilli e di conseguenza per un niente ha buttato giù il birillo e ha bevuto. Questo è un impallo, direi. Ho avuto una sensazione di un movimento un po' strano delle biglie, forse ci siamo distratti un attimo a parlare di altro. Vediamo. No, ma sembra che è partita sì, bella. Sì, una sventaglina proprio, sì. Perché era difficile pensare che in allungo sul biliardo così riuscisse ad aprirla di prima intenzione, che le biglie erano già piuttosto angolate. Muro, morbidissimo, realizza. Muro. Eccessivamente morbido. Ha cercato una giocata di precisione. Se avesse fatto i birilli di filotto di seconda non avrebbe preso il pallino, invece l'ha aperta talmente in maniera esagerata che è stato costretto a prendere il pallino. Sì, ha giocato un po' molle comunque come forza. Agnello a risalire dietro il pallino, vediamo, progetto ambizioso,
Agnello 6. Lascia sponda all'avversario ed è un giro sempre delicato da prendere per un muro, soprattutto che si percepisce soffre il tiro diretto in questo momento, soprattutto se deve vibrare il colpo. Adesso meno, perché è una giocata scorrente, quindi una steccata più naturale. Se lo deve vibrare il colpo, si percepisce che in questo momento è in sofferenza Giovanni Muro, ed è anche per quello che gioca molto morbide i tiri a raddrizzare. Il fromboliere Michelangelo Agnello ci tira una bella botta qui. Però, come avevi detto tu prima, esagerando nella velocità, il biliardo rientra in maniera eccessiva. E se guardiamo bene, la biglia avversaria, guardate dove è arrivata. È arrivata in una diagonale, in una posizione che era impensabile. Sì, raddrizzate, diciamo moderne, a tre passate e mezzo, nelle quali si sia trovata una quadratura valida, poche direi, poche. Non me ne ricordo. Adesso sicuramente il biliardo comunque è un po' veloce, perché ogni tanto gioco anch'io su questo biliardo e il biliardo è un po' veloce, sicuramente non aiuta per questo tipo di velocità di steccate. Un angolo erzegovinato che qualche risultato lo produce, ma adesso Agnello è a 10 dalla chiusura. Potrebbe fare il pallino da 4, anche puntare molto sul pallino da 4. L'ha puntato molto sul pallino da 4, è riuscito a realizzare anche il giro. Non sai mai, se vai sul pallino da 4 potresti anche fare i birilli. È mancato un po' di colpo e basta per realizzare il pallino da 4. Però si è tenuto soprattutto sul giro. Bisognava fare uno dei due sicuramente. Muro 4. Era più giusto comunque fare il giro, perché avrebbe dato una quadratura migliore in difesa. Sì, sicuramente. Però il pallino era lì. Agnello è un bel carambolista. Poteva fare male. Gli sfugge il pallino per il leader della classifica dopo le prime due prove di questo circuito, i principi del biliardo. Secondo in classifica è il campione del mondo, Balemi, vincitore della seconda prova. Non riusciamo a vedere se la vede tutta o la vede leggermente scarsa per eventuale attacco, per eventuale difesa. La vedeva tutta. Bravissimo. E ha fatto bravissimo. Il pieno, 11 punti, Agnello, 11, e dunque 11, 4, 7, avremo una quinta decisiva partita fra Agnello e Muro. Match molto equilibrato, teso, vibrante. Molte belle giocate, qualche errore ogni tanto, ma ci sta. Questo è il biliardo. 65-43, il risultato di questa quarta partita. Siamo due pari dunque, partita che è andata via meno di 15 minuti. Si va dunque al decisivo. Buoni. Agnello molto efficace nelle conclusioni dirette, quasi 6 punti di media a tiro. Questa volta trova una buona misura per difendere, ma lascia anche un ingresso a giusta distanza dalla sponda, direi, per potersi incastrare bene. La presa di prima e poi la ripresa di sponda. Quindi
percorso anomalo delle biglie e giro leggermente ad allargare per Giovanni Muro. Giro a seguire con leggero effetto a sinistra, colpo non facile e l'ha giocato molto bene. Complimenti, gran giocata Muro, colpo Muro difficile, ha lavorato di porzione di effetto ad allargare. Fenomenale, questa è una giocata fenomenale. E questa è una presa di palla molto valida. Agnello 2. Avremo una giocata sul pallino da 3. Ma questa non l'ho mai vista. Questa non l'ho mai vista, una cosa del genere. Muro di garuffa per arrivare sul pallino da 3. Allora, Maurizio, questa è una novità teorica. No. Maurizio, questa è una filosofia che io continuo a inculcare ai miei tesserati, ai miei ragazzi, dovuto al fatto che secondo me tu arrivi nella diagonale migliore, devi solo contenere l'effetto e la forza, perché se arrivi sul pieno del pallino da 3, le biglie rimangono vicine. Agnello, 4. Se la prendi leggermente scarsa o da un lato o dall'altro lato, puoi fare eventuale steola. Questa è una mia filosofia che io dico nel gioco nuovo, nel gioco moderno, ogni tanto bisogna sfruttare queste benedette diagonali. Forse ha fatto un leggero rimpallo. Sì, Mari. Dal suono, sì, direi proprio rimpallo. Si è sentito il doppio tocco. Due. Poca quadratura, alla fine... È normale e lascia addirittura il traversino. Dal traversino che aveva, lascia il traversino. La cosa peggiore che possa succederti. E guarda. La giocata di sfaccio, la giocata di sfaccio. Mi ha smentito in pieno, amici. Agnello, 10. Sì, probabilmente è più facile giocare a disfaccio così. Hai detto bene, ma io puoi anche lasciare andare il braccio, mentre se giochi la stretta devi essere molto preciso, non puoi battere forte. Ma innanzitutto perché lui si è accorto che era difficile far quadrare eventuale attacco con difesa e allora ha scelto la cosa più giusta. Perciò mi ha smentito e io sono contento ogni tanto quando mi smentiscono in maniera positiva. Risale almeno in difesa ed è un bellissimo colpo, una bella misura. Muro, questa 4. Gli avrebbe fatto più gioco non abbattere quel birillo alla fine, però non credo che comunque lasci gran gioco all'avversario. Ma forse la vede ancora. La vede, sì, però è tutto da ricavare questo gioco di angolo per Agnello, che non fa niente su questo tiro e rimane anche sotto tiro di fisso. Ecco, io continuo a ribadire un po', anche avendo fatto un disegno prima, che certe volte secondo me è più facile amministrare il gioco giocando un angolo di prima, però di misura, perché tu hai innanzitutto il pallino in difesa. In questo momento poteva sfruttare meglio la diagonale del pallino. Invece deve subire adesso la punizione. 8 punti, non riesce però è a rimasto quadrare. Corto. È rimasto corto. Muro. Vediamo. Ci voleva più effetto. Ma l'ha giocato quasi di effetto contro, perché si è inchiodata sulla sponda corta. Ci voleva piuttosto un po' di effetto buono per diagonalizzare in uscita dalla corta. Hai detto bene. Agnello 2. -25-18 avanti il campione partenopeo.
Muro 3. rigidissimo, in steccata diretta frontale, ha una steccata per adesso un po', non riusciamo a capire per quale motivo. È la tensione, il motivo è quello. Ma sta giocando bene, perché subentra questa Sta giocando tensione? bene quando non deve picchiare la palla, quando non deve imprimere forza, non deve vibrare il colpo. Quindi se gioca morbido, sì, sta giocando bene. È in tensione. Non è che gli stia partendo gran bene la steccata oggi, mentre Aniello è più regolare. Queste forze per lui a tre passate e mezzo sono naturali. Guarda, questa è micidiale. Questa è micidiale. Questa fa male Aniello, davvero. 10. Aniello scomodissimo. È Fantastica, andato a sporgersi fantastica. all'interno del tavolo. Ha giocato tre e mezzo a risalire. Questa è micidiale davvero. Mi ha Questo è anche il colpo che smentito fa Maurizio, la mi ha anche differenza. Non smentito. sarebbe la prima volta. Però se l'è dovuto guadagnare questo tiro. Sicuro. Ha fatto un po' di ginnastica sul tavolo. Muro, bella, bella, si salva se non è troppo forte. Non si salva. Con Aniello al giro non si salva. E qui potrebbe fare tanta roba, diciamo così, Aniello. E non fa niente. Il pallino, beh, ce l'ha sicuramente qualcosa da portare a casa, perlomeno. Lo schiaffo, ben preso. Dalla parte della ragione con la forza giusta a risalire un po' dalla corta. Qui potrebbe scegliere un trespondo e un eventuale calcio di parabola, uno schiaffetto di parabola. Vediamo cosa sceglie Michelangelo Credo sia Aniello. meglio il trasponde di calcio. Io dico di sì, comunque. Il trasponde di calcio mi sembra. È una cosa un po' più naturale, Sì, Maurizio. è più naturale proprio, è un angolo. Non devi forzare. Non mi piace Aniello, devo dire. In questo caso, se può giocare l'angolo a 45 No! gradi, ha fatto. Ma sembra addirittura che gli abbiamo tirato un pochino, Maurizio, ma non era il nostro Uno, intento sei, comunque. Sì, bianco. è stata una brutta scelta, a mio modo di vedere. È stato anche sfortunato a bere in questo modo. Credo che lui abbia giocato la parabola per un angolo a 45 gradi, non lo so, quindi cioè di due sponde piuttosto che uno schiaffo di una. È Sì. una scelta discutibile, molto discutibile. E guarda Aniello cosa è andato a scegliere, aveva un giro di calcio tranquillo lì, a distribuire bene le forze. Una forzatura. Faccio fatica a spiegarmela. È quello che continuiamo a dire. Insomma, quando ogni tanto si va a forzare il gioco, sicuramente non è una cosa bella e certe volte si può anche pagare un errore che sembra banale, eppure è successo. Beh, questa non capisco la giocata di Muro e non capisco l'applauso del pubblico, assolutamente. Cos'è? Ma no, veramente, partita strana, ne abbiamo viste di cose strane in questa partita. Era un errore quello che ha commesso Aniello. Appunto. Cosa doveva regalargli? Per quale motivo Muro doveva non battere il tiro? Piazzato com'era. In fondo era stato lui a mettere in difficoltà l'avversario. Assolutamente, L'aveva Maurizio. obbligato a pensare, Aniello ha pensato male, quindi Muro aveva fatto tutto quello che doveva. L'unica cosa che non doveva era giocare la difesa. Non lo condivido neanche io, comunque il gesto fatto da Giovanni Muro, dovuto al fatto che, come hai detto tu, Maurizio, non era un tiro, è una forzatura di gioco che gli aveva creato lui stesso. 1-3. Esatto. È una forzatura di gioco, bada bene, che Aniello poteva tranquillamente evitare. Ne abbiamo viste di cose strane, però questo è un pallino di grande qualità. Giocato molto bene da Giovanni Muro e questa è una buona uscita da parte Aniello di 4. Aniello. E la partita è lì.
partita decisiva, 37 muro, 35 Agnello. Adesso un pallino da 4 sicuramente e due sponde difensive per l'avversario. Invece la prende all'interno invece che sull'esterno. È entrato poco. E si lascia sotto tiro. Deve essere un due sponde difensivo con la biglia avversaria dietro il castello. Buona la conduzione delle biglie questa volta, tutto sommato ad aprire bene sul castello, a meno che la biglia non sia rientrata troppo, che credo che ci sia la difesa. Comunque ben giocato, 37 pari e non abbiamo visto ancora tutto, secondo me. Lo schiaffo, la misura lo tradisce. Una raddrizzata interessante questa, anche se le quadrature a tre passate e mezzo non sono riuscite fin qui. Vediamo se spara subito sul castello. Spara subito il castello, troverà il rimpallo forse. Eccolo! Te l'ho detto che non avevamo visto ancora tutto. 12 di bevuta! Ma noi continuiamo a dirlo, quelle sono le diagonali che bisogna steccare bene, amici. Perché sono tutti al limite del rimpallo. Lui ha cercato di addolcire un po' la steccata, però purtroppo non avendo abbattuto la fila centrale, e dopo quando ha fatto il rimpallo... 49, battuta... muro, può dare il colpo di grazia. E arriva? Non potevamo avere... un finale così fantastico, fantastico per certi versi, nelle disgrazie proprie, nelle disgrazie che ha avuto l'avversario. Diciamo più drammatico che fantastico. Beh, cosa abbiamo visto in questo incontro? Non è da credere, perché Muro l'ha giocato anche morbido, questo spaccio. Per carità, non ha voluto prendere grossi rischi. Invece ha trovato un rimpallo pienissimo e adesso Agnello realizza e a 3,5 risale per la difesa, realizza 10, va a 57. Che peccato per Muro, che peccato. Sì, anche perché aveva giocato la solita dritta, lo spaccio a tre passate morbide proprio per non correre grossi rischi. Ma non l'aveva neanche forzato in velocità, dovuto al fatto che sapeva anche lui che c'era un rischio di un rimpallo. Arriva lungo questa volta Giovanni Muro. Partita strana veramente, quella rinuncia che ha fatto sulla palla in mano. E poi una bevuta di Agnello. Il colpo di grazia lo dà alla fine Michelangelo Agnello. Credo che questa arriverà a destinazione, se non passa in mezzo, ma prende il filotto. Match drammatico, grazie. Stranissimo. Agnello 10. Bella partita, comunque si è visto di tutto e di più. Ma alla fine, Michelangelo Agnello, leader della classifica, porterà a casa questo match molto particolare con Giovanni Muro. Quindi primo semifinalista nella terza prova dei principi del biliardo, Michelangelo Agnello. Allora, il quinto set in 15 minuti, punteggio conclusivo 67-46. E adesso le statistiche complete del match: 3,55 per Michelangelo Agnello di realizzazione, 3,24 per Muro. Le medie sono molto buone. Di sponda Muro 1,94, gran gioco. Agnello è rimasto attorno all'1. Insomma, c'è stata qualità, ci sono stati anche errori, cose strane, però un match vero di biliardo. Ci sta tutto, dovuto al fatto che secondo me la differenza l'ha fatto un po' la steccata
ancora di Giovanni Muro. Poteva sfruttare bene qualche tiro diretto e non è riuscita a sfruttarlo al massimo. Questi sono dei tiri fantastici che ci hanno deliziato. E adesso andiamo con l'intervista. Pensaci tu. Sì, ciao Michelangelo, innanzitutto complimenti, però devo recriminare qualche scelta un po' azzardata al momento giusto. Adesso vi ho visto un attimino sottotono, come mai? Salvatore, sono in sfiducia in questo periodo, il biliardo mi va contro, insomma, in questo periodo, è un periodo così e su ogni tiro vado insicuro, non lo so, deve succedere sempre qualcosa. No, anche sulla seconda partita l'ho violentata, è saltata la biglia e quindi a ogni minimo errore pago sempre il massimo. Scusami, ma si vedeva bene dall'espressione comunque? Sì, no, ero non riuscivo a sentire la biglia, niente, sono in sfiducia, ripeto, speriamo alla prossima di riprenderci, insomma. Io continuo a ripetere che comunque i campioni poi hanno modo di potersi riprendere durante l'incontro, però anche alla fine ho visto ancora un attimino sottotono. Sì, no, ripeto ancora una volta, ero anche sul 37 pari, ho tirato a filotto di prima, con scambio dei quadranti, l'ho presa un poco più piena. Ho rimpallato di terza, bevo sempre il massimo e quindi vai sempre in sfiducia. Va bene, errori che ci stanno, comunque ti riprenderai. Speriamo. Complimenti, speriamo. Ancora. Scusate. Ma non ti preoccupare. Ecco, questa è la steccaccia fatta su una giocata di parabola, la forzatura, poi arriva anche la bevuta, come ha detto, non è il suo periodo migliore. Quando sbaglia paga. Però Muro gli ha dato una mano. Hanno alternato delle giocate bellissime o qualche errore troppo banale. Guardate l'errore, guardate qui l'errore di Michelangelo Agnello. Sì, ha giocato le tre lunghe. Sì, ciao Giovanni, innanzitutto. Ciao Salvatore. Un po' di rammarico sicuramente ce l'hai dovuto al fatto che insomma avevi l'occasione buona, propizia, dopo che lui sicuramente aveva fatto una bevuta inaspettata in quel momento lì. Ho visto che avevi rallentato la steccata perché avevi previsto che c'era il rimpallo, però purtroppo i rimpalli alcune volte... Ti condannano. Mi dispiace per te perché poi tutto sommato hai reagito bene, insomma. Sì, è stata anche una bella esperienza, dai, sapete come è andata, è stato una bellissima esperienza. Però c'è da rimarcare il fatto che hai fatto un gesto sicuramente sportivo che ti fa merito e ti rende onore del campione che sei. Grazie. Perché in altri momenti sicuramente altri avrebbero tirato i punti, tu invece si vede da questa... da questo tiro che tu hai cercato la difesa e ti rende merito. Ok, grazie. Ti riprenderai ancora, non ti preoccupare, alla prossima. Ciao. Highlights ancora. E questa è una bellissima giocata. A filotto di terza, questa la giocata appunto Giovanni Muro. La situazione, dunque, Agnello batte Muro 3-2, poi avremo gli incontri tra Fiorevante Vicchione e Massimo Carì, Andrea Quarta contro Riccardo Belluta e Gualemi con Maggio. Ma è tutto amici per questo primo match di quarti di finale della terza prova dei Principi del Biliardo. Un saluto e un arrivederci da Maurizio Cavalli e Salvatore Mannone. Alla prossima!